pensato con una sonorità che è propria della parola poetica della tua polifonè, ti ritrovi, cioè esiste anche un viaggio di ritorno, una catabasi verso il tuo lavoro di poeta e di scrittore rispetto al lavoro che viene fatto dal compositore? Io sempre pensato, devo dire che il compito di chi collabora con un musicista e propone parole sia un compito di efficace subalternità. Cioè penso che il musicista, assumendo un testo e facendomi l'onore di utilizzarlo per i miei, ha tutti i diritti. Ecco, io di solito sono stato fortunato, in maniera evidente, anche con altri musicisti, devo dire, ma li ho sempre considerati molto, molto liberi. Ricordo, se posso citare un altro musicista con cui mi è chiesto di lavorare, Vinko Globokar, il quale alla fine di un'opera molto complessa che abbiamo fatto insieme, mi diceva, è vero che a questo punto, anche da un punto di vista strettamente musicale, è molto difficile dire cosa accadrà. Aspetto l'esecuzione per orientarmi in un meccanismo molto, molto controverso. Ma quello che deve ricevere l'ascoltatore è non tanto quello che tu hai scritto, e da cui io sono partito, quanto quello che io ho visto nel tuo testo. Insomma, sono il mediatore che ha, e per me è una posizione correttissima, che ha ogni diritto. Naturalmente, ci sono cose come il suonare, che io amo maggiormente, altre meno. Il contraccolpo evidentemente c'è sempre, però mi considero molto fortunato. Il lavoro fatto in vari tempi con Fausto Arati è stato un esemplare per me, lavoro appunto di collaborazione. Credo che anche il pubblico dovrebbe prestare molta attenzione, ecco, a questa efficacia della mediazione nei confronti dell'ascolto, della scena, di volta in volta. È quello che lui vede nel testo, che mi interessa e ha sempre interessato, e che ormai è una lunga storia e che mi ha sempre reso molto felice. Questa serata per me è molto bella e molto emozionante, e sono molto grato sia a Fausto, naturalmente, sia a lei, sia al pubblico che con tanta attenzione e affollamento, ecco, è in attesa. Non voglio rubare maggior tempo, i ringraziamenti investono tutti quelli che hanno parlato prima, restano il pubblico che ascolterà, perché poi alla fine un'opera è fatta davvero dal pubblico, ecco, è una forma di comunicazione. Immaginate che in questa sala non ci sia nessuno, ecco, in sede di prove può essere perfettamente logico, ma è poi il pubblico che interpreta, sceglie, approva, disapprova, fa esistere la musica. Io credo che la parola comunicazione, che è guardata anche con molto sospetto, sia però quella fondamentale. Il bisogno è veramente di tornare a comunicare, e questo è un problema ideologico, è un problema politico ed è un problema culturale nel senso più largo della parola. E quindi aspetto con grande piacere anche in questa sede bellissima di riascoltare in questa forma così ricca come certamente sta per essere il lavoro di Fausto. Grazie a tutti. Grazie, grazie.
per lasciarvi il piacere e di questa straordinaria prima assoluta di Fausto Razzi e Edoardo Sanguinetti. Grazie a tutti.